Bene, bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo collegati con l'assessore alla Puglia, Sebastiano Leo, l'assessore competente riguardo la formazione e lavoro, politiche per il lavoro, diritto allo studio, scuola, università e formazione professionale. Buongiorno, dottor Di Leo. Buongiorno, buongiorno a voi, Allora, buongiorno. Di Leo, voi vi accingete ad accogliere Didacta nei prossimi giorni, è un evento molto importante. E ne parleremo tra poco. Quello che a noi interessa è capire, comprendere delle particolarità che si stanno realizzando da alcuni mesi, alcuni anni in Puglia riguardo la valorizzazione degli studenti, diciamo, più talentuosi e riguardo gli ITS. Ci vuole un po' raccontare questo percorso che state portando avanti in via sperimentale in Puglia, mi sembra anche già con un certo margine di successo. Prego. Io comincerei con una precisazione. Non i più talentuosi, e noi pensiamo a tutti, perché tutti hanno dei talenti. Tutti noi abbiamo dei talenti. Il talento però va supportato, va aiutato, va stimolato, va formato. È come se parlassimo di calcio, no? È chiaro che uno nasce, può nascere anche con un talento più importante rispetto a qualcun altro, però poi senza l'allenamento, diciamo, non si riesce ad arrivare ad avere performance importanti. È un po' come nello studio, è la stessa cosa. In qualunque attività, i ragazzi sono tutti talentuosi, occorre però coltivare il loro talento, bisogna far comprendere loro quali sono i loro talenti, quali sono le loro attitudini e quindi incentivarli e aiutarli in questo. E per questo noi pensiamo con la strategia mare a sinistra, cioè che sarebbe in sintesi una strategia anche di ritorno di talenti e di persone che vivono magari fuori, che sono andati fuori per motivi di lavoro, per motivi di studio, come dire, di dare, diciamo, a tutti quanti questa possibilità, diciamo, di formarsi. E soprattutto l'orientamento è una attività che noi stiamo spingendo negli ultimi anni. Abbiamo delle misure costruite che hanno dato, diciamo, grossi risultati, da pass laureati, ma anche a punti cardinali. Insomma, sono diverse misure che noi le abbiamo messe in campo in Regione Puglia da molti anni, devo dire la verità, e che stanno dando ottimi risultati. Per essere concreti, un Sì. ragazzo che ha terminato la scuola media, la scuola, Allora, ecco, che cosa fa in diciamo Puglia? che Ha un orientamento, diciamo, particolare riguardo il guardarsi dentro e comprendere come e quali sono i percorsi a lui più adatti? esatto, noi per esempio abbiamo dato la possibilità a tantissimi enti locali di costruire, diciamo, di orientare anche agli enti locali, di costruire, diciamo, un percorso che porti, diciamo, a comprendere quali sono le attitudini di ogni ragazzo e capire quali sono le attitudini del territorio. Questo l'abbiamo fatto soprattutto con punti cardinali che lo riproporremo tra qualche mese nuovamente, perché è importante capire quali sono le attitudini. Ed è chiaro che questo è importante e fondamentale per una scelta consapevole, diciamo, diciamo, delle proprie, come dire, performance, delle proprie, come dire, abilità. Noi cerchiamo in qualunque modo, per esempio, oggi abbiamo cominciato con un tour in barca a vela. Dei ragazzi, degli studenti faranno un tour che è iniziato da Taranto, poi scenderà giù a Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Brindisi, Manfredonia e poi Bari. E qui ci saranno, diciamo, ad accoglierli tutto il sistema universitario, che è un sistema universitario di eccellenza. C'è un diritto allo studio con un'agenzia assolutamente importante che è ADISO, che dà la possibilità, insomma, ecco, di avere anche, diciamo, come dire, un percorso di diritto allo studio importante, fondamentale per continuare gli studi. E noi cerchiamo ovviamente di orientarli, oltre che a indirizzarli, anche a formarli e cercare di comprendere quali sono le È chiaro. proprie attitudini. È chiaro che poi ci sono dei modelli che noi abbiamo costruito negli anni, per esempio quello degli ITS.
Ecco, infatti a questo volevo arrivare. Gli ITS, che è uno, diciamo, dei cavalli di battaglia di tutti gli ultimi ministri, non solo l'attuale. Ci credeva tantissimo il precedente Patrizio Bianchi, ci crede tantissimo l'attuale ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Gli ITS, ricordiamo, hanno un'altissima percentuale di impiego al termine del percorso biennale, sono diciamo totalmente, possiamo dire, gratuiti. E sono in stretto contatto con il mondo del lavoro. Ho visto che voi da alcuni anni avete poi incrementato rispetto all'inizio il numero di fondazioni che sono, diciamo, hanno le convenzioni attivate con le istituzioni. Ci racconti questa attività? Sì, prego. Gli ITS sono delle fondazioni che, come dire, adottano un sistema di formazione duale, cioè un sistema dove praticamente un 50% viene fatta con le classiche lezioni frontali e l'altro 50% viene fatto in azienda con tutor o insegnanti, diciamo, che hanno delle competenze riguardanti i vari settori. Al termine dei 2 anni dell'ITS hanno sostanzialmente un'entrata nel mondo del lavoro garantita, perché fanno formazione, tirocini, e presso queste aziende con le quali sono evidentemente l'ITS hanno istituito, hanno costruito dei protocolli d'intesa, e quindi vanno e lì a frequentare queste aziende, o anche gli imprenditori che, insomma, insegnano ai nostri ragazzi. Il placement è altissimo, il nostro modello pugliese è un modello chiaramente che è stato, come dire, elogiato in tutta Italia. Siamo ormai da diversi anni, da almeno 10 anni che abbiamo finanziato tantissimo, per esempio, e supportato molto l'ITS da un punto di vista con l'FSE, con il Fondo Sociale Europeo. Adesso vengono finanziati quasi tutti con il PNRR, però è chiaro che il PNRR terminerà, le risorse del PNRR termineranno, e quindi, diciamo, il governo, lo Stato e comunque anche le regioni dovranno preoccuparsi, poi noi lo stiamo già facendo, di continuare a supportare questi ITS, dove i ragazzi, diciamo, hanno appunto questa possibilità non solo appunto di entrare nel mondo del lavoro, ma anche di rimanere nel mondo del lavoro, perché acquisiscono quelle competenze importanti, certo, giuste, diciamo, hanno una flessibilità maggiore rispetto magari ad altre offerte formative, insomma si connettono totalmente con il, certo, territorio, quindi è chiaro che questo è un modello assolutamente, il cosiddetto assessore, modello duale. In Puglia c'è stata una risposta positiva rispetto al liceo quadriennale, che in qualche modo è propedeutico. È una formula che può funzionare, c'è stata una discreta, come dire, ottimismo. Adesione. 4 più 2, sì. Adesione. Io però sono convinto che non bastano l'ITS, nel senso che i 4 anni, i 5 anni che la nostra scuola dà ai nostri ragazzi sono fondamentali, cioè quello è, diciamo, diventa un momento importante della preparazione dei nostri ragazzi, e quindi le conoscenze che la scuola dà ai nostri ragazzi sono fondamentali per poi, diciamo, costruire le competenze in un percorso che può essere ovviamente quello dell'ITS, ma può essere anche quello del mondo universitario, perché non scordiamo che il nostro modello universitario pugliese, anche questo è un'eccellenza. Tutti e due i modelli, sia ITS sia universitario, sono supportati da un diritto allo studio importante. Quindi la novità che vorrei sottolineare è che anche l'ITS usufruiscono, tra virgolette, di un diritto allo studio, cioè di borse di studio, bene, di alloggi per studenti, insomma, che allora, in Italia, diciamo, sono poche le regioni, forse siamo solo l'unica regione che offre questa opportunità. Bene, quindi questo avvenimento ITS, diritto allo studio, diventa fondamentale per i ragazzi. Perché chiaramente non dobbiamo mai scordarci delle persone, dei ragazzi, delle ragazze che non sono nelle condizioni poco ambienti, di proseguire, certo, esatto, di proseguire gli studi, e quindi il diritto allo studio deve essere garantito per tutti, e questo è un nostro obiettivo importante che portiamo avanti. Allora vi accingete ad ospitare Didacta, sì, 2024, diciamo versione Puglia, ecco, lo scorso anno fu realizzata a Catania, quest'anno a Bari. Ecco, cosa proponete voi come Puglia all'interno di questo evento ormai nazionale che di anno in anno fa segnare record sempre più importanti? Diciamo che grazie alle relazioni, grazie, diciamo, a determinate
istituzioni siamo riusciti a portare Didacta in Puglia. Didacta è una vetrina importante, una vetrina diciamo dove la scuola italiana evidentemente è rappresentata, dove i dirigenti, i docenti fanno formazione, insomma vengono come dire, rappresentate le più importanti novità diciamo sulla sperimentazione, sulla didattica, eccetera. E poi la novità è che c'è un padiglione cosiddetto biforo dove andremo a presentare anche le eccellenze del nostro territorio, cioè quella della Regione Puglia e quello dell'ITS, del sistema ITS e anche del diritto allo studio del sistema universitario. Insomma, ci sarà una parte importante che riguarderà anche le eccellenze di Puglia, la scuola di Puglia, la formazione di Puglia, insomma tutto ciò che abbiamo fatto e che stiamo facendo in questi anni davvero importanti e direi anche con obiettivi raggiunti diciamo straordinari, ecco io direi così. Quindi una vetrina importante che sarà ospitata diciamo nella Fiera del Levante per 3 giorni, 16, 17, 18, insomma sarà una bella storia, una bella fiera dove i dirigenti, i docenti, ma anche gli studenti, ma anche gli operatori del mondo della scuola, tutti, anche quelli diciamo riguardanti le aziende che lavorano a fianco delle scuole, saranno tutti rappresentati. Insomma, ci saranno delle iniziative, dei percorsi assolutamente importanti. Quindi siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo, abbiamo lavorato tanto. Io devo ringraziare tutto il dipartimento, il mio dipartimento, ma non solo, perché insomma il lavoro è stato davvero grandioso. Vorrei ringraziare anche Firenze Fieri, il presidente, ma anche Indire, ma anche Cristina Grieco, ma anche Paola Conci, insomma tutti i soggetti che hanno contribuito a questo raggiungimento di obiettivi insomma davvero straordinari. Ecco, questo vorrei sottolineare. Bene, Assessore, noi la ringraziamo. Grazie e le mandiamo un bocca al lupo per questa avventura. E, insomma, sicuramente la Regione Puglia sarà all'altezza della situazione. Assolutamente sì. Grazie a tutti.